Buonasera e bentornati nella mia cucina o benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Stasera facciamo una cosa molto particolare. Facciamo caffè? Ma non facciamo il caffè. Facciamo delle belle, anzi buone, polpette al caffè e miele, ma le facciamo in un modo figo. Allora, utilizzeremo una moka per cucinarle. Cosa ci serve? 400 g di macinato, questo è manzo, buono, mi raccomando, prima scelta, poi ovvio tutti gli ingredienti, il solito discorso, qualità, buoni, un uovo, carote, sedano, cipolla, patata, 3 g di parmigiano e 3 g di caffè. E questi sono gli ingredienti, andiamo a vedere tutti i vari passaggi. Primo passaggio, quindi, cosa abbiamo fatto allora? Cipolla tagliata a metà, sbucciata e teniamo un attimo da parte. La mezza patata pelata, carota pelata. Carota ne vado a prendere 2/3 e vado a metterli in una pentola con l'acqua. Costa del sedano, idem, dentro nell'acqua. Cipolla, divido a metà, dentro nell'acqua. E andiamo a farci un brodo vegetale. Quindi questo adesso lo metto sul fuoco e intanto che si fa il brodo vegetale andiamo a vedere cosa fare con questi pezzettini di patata, sedano. Andiamo a tritare molto 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 finemente. Quindi, carote, le cose rotonde mi raccomando, prima le dividete a metà e poi le tagliate. Ok, trito fatto, mischiato bene tutto insieme, andiamo a vedere il passaggio successivo. Intanto il nostro brodo sta andando, andiamo a mettere questo in un contenitore e poi cominciamo a preparare, a vedere la preparazione delle nostre polpette. Quindi, passaggio successivo, andiamo a lavorare sull'impasto delle polpette. Prima cosa che facciamo? L'uovo. Quando ci sono situazioni tipo queste, capite che se io lo rompo qua e cado dentro dei gusci non ne esco più. Per cui il consiglio è sempre, per sicurezza eccetera, rompiamo in una scodellina a parte l'uovo e poi lo utilizziamo, così se c'è qualche pezzettino di guscio è facile da recuperare. Andiamo ad aggiungere il parmigiano. Allora, perché i grammi? Di solito in cucina non li dico, in pasticceria, cucina molecolare, ok, però in cucina ne volete mettere di più di parmigiano, volete usare il pecorino, grana padano, ma per favore, cioè andate a gusto, provate, ma così la volta dopo raddrizzate il tiro, è così che migliorerete sempre di più a cucinare. E caffè, macinato, arabica, niente di particolare, e andiamo a mischiare il tutto. Ok, composto bello compatto, non si appiccica tra i bordi, quindi arriva il momento adesso di cominciare a fare le nostre polpette. Allora, fatele piccoline, 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 quindi tanto sbattimento, ma fidatevi, vale la pena.
schiacciatele bene, perché se la polpetta non si schiaccia bene, forte, il problema è che poi in cottura, non so se vi è mai capitato, è che si spaccano, si sgranano, quindi compattatele bene e vado a prepararle tutte e ci vediamo. E l'ultima. Mamma, c'è un profumo di caffè pazzesco. Allora, tra i 400 grammi di macinato e il resto degli ingredienti, direi che il nostro quasi mezzo chilo di polpette sono pronti. Andiamo a preparare il caffè. E adesso prepariamo il caffè. Allora, apriamo la moka. Uno. Due. Prima cosa che andremo a fare, mi raccomando un colino, andiamo a mettere dentro il nostro brodo vegetale qui sotto, dove di solito invece va l'acqua. Va riempita ovviamente, come quando si fa il caffè normale, fino alla valvolina. A mettere dentro il nostro filtrino. E adesso, qua dove va il caffè, andiamo a mettere il nostro trito. Allora, non è proprio una brunoise, ma perché non, fondamentalmente lo sbattimento di farla, quindi è un trito molto fine, e lo mettiamo al posto del caffè nel filtro. Pressiamo come facciamo col caffè, vogliamo forte, leggero, come lo vogliamo. Ok, andiamo a chiudere la nostra moka. Ecco, attenzione sotto che scotta adesso col brodo bollente. E andiamo a mettere qua dentro. Aspettate che la sposto un po', se no adesso ho notato che non si vede la parte alta. Ok, e nella parte dove si mette niente, qui ci andiamo a mettere invece le polpette. Ok, ovviamente io userò stasera due caffettiere da 8, da 6 persone, quindi più ovviamente, più se avete quella 24 persone, ne basterà una. Io andrò a utilizzare due caffettiere, quindi adesso vado a prepararne anche l'altra e le mettiamo sul fuoco. Primo passaggio. Il brodo andiamo a rirovesciarlo nella pentola. Ok, poi con due presine andiamo a svitare la moka e cominciamo l'impiattamento. Andiamo a creare un lettino con il nostro trito. Prendiamo le nostre polpettine. E adesso, tocco finale, per bilanciare l'amaro del caffè, una piccola guarnizione di miele.
Piatto è pronto. Andiamo a tavola per la prova dell'assaggio. E benvenuti a tavola con me per la prova dell'assaggio. È pronto il caffè? Sì. Figata questa, eh? Andiamo ad assaggiare queste polpettine al caffè col miele. Potete immaginare, adesso prendo, fammi la prendere, è scappata anche con le verdurine. Ragazzi, dovete assolutamente iscrivervi al canale e mettere un like a questo video e attivare la campanellina per non perdervi le prossime video figate. Seguitemi anche sui social, Facebook, Instagram, TikTok, dove sparo tante minchiate e ci facciamo tante risate. Condividetelo con i vostri amici, perché potete vantarvi che avete un amico che fa queste cose. E detto questo, grazie davvero di cuore a chi si è iscritto, a chi si iscriverà stasera, a chi guarda questo video. E buone, buone, particolarissime, provatele, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!